Allora, questa sera c'è l'inaugurazione del club, vero? È una settimana importante di quelle che cambiano la vita. Sì, sicuramente sono soddisfazioni che un ragazzo che gioca a calcio sogna da quando è piccolino. Perché io vedo sempre i fan dei club di Del Piero, di gente importante, e quindi penso che è una cosa che mi riempie soddisfazione e anche che sto facendo che sto facendo bene. E questo per un giocatore è importante, perché si fanno sacrifici, molti sacrifici, e ognuno fa di tutto per essere sempre in forma e sempre di cercare di fare bene. Quindi ringrazio tutta questa gente che mi ha aperto questo club e spero di regalargli un'emozione tutto quest'anno e migliorare sempre di più anche per loro. Allora Riccardo, è arrivato forse il tuo momento, non lo sappiamo, c'è un ballottaggio sano con Cattenari, vero? Sì, c'è sicuramente questa lotta, tra virgolette, per il posto. Noi siamo anche amici fuori dal campo, quindi sarà una lotta sanissima e speriamo, io spero di giocare, poi il resto decide il mister. Due abruzzesi d'occhio, Riccardo, a parte quello, siamo due grandissimi amici e lui scherziamo tutti i giorni. Però è una bella partita, ti dà soddisfazione affrontare delle partite del genere. Poi durante la settimana anche senti l'atmosfera, che anche grazie ai tifosi, che è una partita importante. Negli ultimi anni forse è una delle partite importanti, a parte quella di Verona, la finale di playoff nel 2010, però dà grosse motivazioni per far bene, per metterti in mostra con il mister, con la società, con i ragazzi, con i tifosi, sperando solamente che vada tutto bene, o per me o per Riccardo, e soprattutto per la squadra. Loro sono due ottimi ragazzi che si allenano sempre al massimo e sono molto bravi tutti e due. Il bello è che sono anche amici e quindi si giocheranno un bel posto, però penso che chi giocherà farà bene senza problemi. No, paura, attenzione, no. Anzi, come ho detto prima, cioè, ripeto, la partita è una partita che chiunque vorrebbe giocare, e quindi è la classica partita che vale una stagione, e quindi poter essere in campo lì è una cosa indescrivibile davvero, cioè, spero di poterci essere. Perché vogliamo rifarci l'andata, e soprattutto perché, come dicevi tu, questa è una partita che vale una stagione, quindi di certo il Torino verrà qua a fare una passeggiata, noi ce la metteremo tutta e a fine partita vedremo come finirà. Come siete voi tecnicamente? Vi somigliate? Siete diversi? Con i piedi chi è più bravo? Che Zeman ha queste cose, lo sappiamo, no? Guarda, così mi mette in difficoltà perché non saprei rispondere. Beh, bene o male siamo cresciuti insieme, abbiamo avuto sempre stessi preparatori dei portieri. Siamo un po'... tecnicamente ci somigliamo, però nello stile di parate, come ci mettiamo in porta, siamo un po' diversi. Nel senso, vabbè, io ho un fisico diverso, ce n'è un altro, lui ha caratteristiche diverse rispetto alle mie. I piedi? Chi ce l'ha più educati? Riccardo dice che ce l'ho più educati io, gli altri dicono che tutte e due ce l'abbiamo proprio, non ce l'abbiamo per niente. Però vabbè, dai, diciamo a Riccardo che dai, ce l'ho io, va bene. Ok, in bocca al lupo allora. Crepi il lupo, speriamo bene.